Allora, buongiorno a tutti. Allora, prima di iniziare, tanto per cominciare, vorrei ringraziare la Camera di Commercio di Torino, il dottor Guido Bolatto, e Torino Finanza, il dottor Guido Rambaldi e Pavetti, che da molti anni, apprendo che sono 13, avevo perso il conto anch'io, in effetti, ci supportano in questo lavoro di analisi del mercato del credito alle PMI in generale e dei Confidi in particolare. Come ogni anno, la relazione sarà concentrata sull'analisi dei Confidi, dei principali indicatori di bilancio dei Confidi maggiori. Però prima vorrei anticipare un piccolo approfondimento sulla numerica dei Confidi italiani. Vedete già la slide in sovraimpressione, che sarà piccolo perché ve ne parlerà più diffusamente il collega Gianmarco Paglietti in seguito. E poi una breve nota metodologica sulla metodologia appunto utilizzata per l'analisi. Allora, a marzo 2021 risultano 298 Confidi iscritti nell'albo 106 e negli elenchi 112 e 155. I Confidi maggiori sono 34, concentrati principalmente nelle regioni del nord. I Confidi minori invece sono 264, concentrati principalmente al sud Italia e al momento divisi fra i due elenchi 112 e 155. Sottolineo al momento perché nel 2021 l'elenco 155 è in sostanziale via di dismissione. E quindi quasi 100 Confidi, circa un terzo dei quasi 300, che ne fanno parte, nel corso di quest'anno dovranno o iscriversi al 112 se in possesso dei requisiti oppure cambiare la loro natura. La selezione del campione è stata operata tenendo conto di criteri non solo di rappresentatività dell'universo e di distribuzione geografica, ma anche di confrontabilità fra i dati analizzati. Sono stati selezionati per avere un riscontro di rappresentatività dimensionale, geografica e confrontabilità dei dati, i Confidi con rilevanti attività di garanzia di primo grado che a gennaio del 2021 risultavano iscritti da Banca d'Italia nell'albo degli intermediari finanziari 106. Il campione consta quest'anno dei 34 Confidi maggiori iscritti appunto all'albo 106, 21 situati nelle regioni del nord Italia, 8 al centro e 6 nel mezzogiorno, sud e isole. Il campione d'analisi è ben rappresentativo, a nostro avviso, del mercato delle garanzie. I 34 Confidi del campione, infatti, rappresentano il 66,5% dello stock totale di mercato. Sono il 100% dei Confidi maggiori, nessuno escluso di quelli iscritti all'albo 106, e tutti questi Confidi, 34 appunto, del campione, sono soggetti garanti autorizzati dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Come per la scorsa edizione, la struttura dell'analisi si ispira al sistema di valutazione dei Confidi del Fondo di Garanzia per le PMI, che a sua volta è stato ispirato da quanto proposto da noi, Osservatorio Torino Finanza, nell'edizione del 2017. Il set di indicatori si propone di indagare i tre campi principali della gestione del Confidi, ossia la solidità patrimoniale, ovvero la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale del Confidi e della capacità di adempiere alle proprie obbligazioni, la gestione del rischio, ossia la valutazione della capacità del Confidi di mantenere elevata la qualità del proprio portafoglio, e la sostenibilità economica, ossia la valutazione della capacità del Confidi di generare reddito in misura sufficiente e mantenere la sostenibilità economica del business. Viene confermato il set di indicatori utilizzati per la prima volta nell'edizione scorsa, quella 2020. Quest'anno semplicemente c'è una novità, sarà applicato a una serie storica più consistente, in quanto gli anni vanno accumulandosi. Quindi quest'anno la serie storica analizzata, ove possibile, per gli indicatori sarà quella dal 2016 al 2019 inclusi. Passiamo ora all'analisi dei principali indicatori di bilancio. I fondi propri complessivi sono sostanzialmente stabili nel periodo 2016-2019. Si registra una crescita moderata anche nelle consistenze di circa 120 milioni di euro nei 4 anni in esame. Più della metà dei Confidi maggiori, il 52,9%, tra il 2016 e il 2019 hanno fatto registrare una variazione nelle consistenze dei fondi propri, compresa fra il più 10 e il meno 10%, quindi insomma una variazione piuttosto moderata. Il restante 47,1% dei Confidi, che invece hanno registrato
delle variazioni più marcate, hanno a maggioranza fatto registrare degli aumenti al 38,2%, in alcuni casi anche piuttosto consistenti. Adesso focalizziamo l'attenzione sull'analisi della variazione dell'ultimo anno, cioè sul 2019 rispetto al 2018. La grande maggioranza dei confidi ha aumentato sia i fondi propri che il patrimonio netto nel 2019 rispetto all'anno precedente. Sono il 73,5% dei confidi che presentano un aumento di fondi propri e addirittura il 79,4% che registra un aumento in termini di patrimonio netto. A livello di sistema, le consistenze sia di fondi propri che di patrimonio netto aumentano e registrano un aumento superiore rispetto alla media dei 5 anni, dei 4 anni presi in considerazione nella slide precedente, rispettivamente 8% per i fondi propri e 6,2% per il patrimonio netto. Passiamo ora all'analisi del TCR, il Total Capital Ratio. Allora, per presentare i dati abbiamo creato quattro cluster di valori. Il primo, in ordine crescente, subottimale, per valori dai 6 agli 8%. Importante notare che sebbene siano subottimali, i valori sono comunque superiori al limite legale, che è del 6%. Un secondo cluster di patrimonializzazione sufficiente, fra l'8 e il 10% di valore di TCR. Un terzo cluster che abbiamo nominato adeguato per TCR fra 10 e 25 e un ultimo cluster con patrimonializzazione più che adeguata maggiore del 25%. Nel 2019 nessun confidi ha un valore inferiore al 10%, quindi nessuno appartiene ai cluster sufficiente o subottimale. Anche nei 3 anni precedenti la situazione era la medesima. Nel 2019 però c'è un fenomeno già presente negli anni precedenti che va a prendere forza. Aumenta infatti il numero dei confidi maggiori con total capital ratio superiore al 25%. Sono quasi la metà, il 47%. Questo fenomeno sembra molto positivo e per certi aspetti, per molti aspetti, lo è. Tuttavia, considerando che il 10% è una soglia che si può ritenere adeguata di patrimonializzazione, i valori eccedenti tale soglia, soprattutto se sono eccedenti 2,5 volte, come nel caso del 25%, sembrano essere in qualche caso troppo elevati. Questo soprattutto perché l'aumento dei TCR che si osserva è più spesso determinato da una diminuzione dei flussi di garanzie emesse che dall'incremento delle consistenze patrimoniali. Ricordiamo infatti che il total capital ratio è appunto un rapporto fra queste due grandezze, più o meno queste due grandezze, qualcosa che gli si avvicina. Allora, vediamo nella prossima slide come si è originato questo fenomeno di accumulo del surplus di risorse patrimoniali. I 3/4 del confidi del campione, 76%, hanno registrato un aumento del valore del proprio TCR nel 2019 rispetto al 2016. L'incremento medio fra il 2016 e il 2019 è di un più 20,35%, quindi consistente. Anche se è vero che la varianza all'interno del campione è molto elevata, si va da dei picchi negativi di 33% a dei picchi positivi di più 76%. Questa situazione determina un surplus di risorse patrimoniali. Definiamo un surplus di risorse patrimoniali la quota di fondi propri che determinano valori di TCR superiori al 10%. Questo surplus di risorse patrimoniali, che chiameremo anche fondi propri liberi, a livello di sistema nel 2019 ammonta a 716 milioni di euro. Questo importo è in crescita costante dal 2016 e la sua distribuzione sui confidi maggiori è molto concentrata. L'aumento è del 6,5% medio annuo su questi 4 anni. E l'importo che hanno raggiunto è molto consistente, abbiamo detto. Tali consistenze, se utilizzate per erogare credito diretto, permetterebbero l'erogazione appunto di 716 milioni di credito alle PMI, oppure se utilizzate per emettere garanzie, potrebbero essere un buon patrimonio di partenza per l'emissione di più di 7 miliardi di garanzie sul credito, nell'ipotesi di mantenere un TCR di sicurezza pari al 10%. Da notare che la distribuzione di questo surplus di dotazione patrimoniale
è molto concentrata. I primi 10 confidi per ranking di surplus detengono il 64% del totale di questi fondi propri liberi. Addirittura i primi due dell'elenco ne detengono da soli il 20%. Anche il KPI di adeguatezza patrimoniale, che ricalca quello di il TCR, conferma una buona solidità patrimoniale dei confidi maggiori in relazione ai rischi assunti. Questo KPI è calcolato come rapporto fra il patrimonio netto e il volume delle garanzie nette in essere, ossia l'importo lordo delle garanzie in essere nettato di riassicurazioni e accantonamenti. Anche in questo caso i risultati delle analisi sono stati raccolti in quattro cluster, più che adeguato con valori maggiori del 18%, adeguato con valori compresi fra 10 e 18%, sufficiente con valori compresi fra 8 e 10% e subottimale con valori compresi fra 6 e 8%, quindi gli stessi cluster utilizzati per il TCR. Allora, l'analisi dei dati risulta che nessun confidi presenta valori di adeguatezza patrimoniale inferiore alla soglia del 10%, come osservato nel caso del TCR. I confidi però che stanno nell'ultimo cluster, cioè quello che denominato più che adeguato, sono più ancora rispetto a quanto osservato per il TCR. Per il TCR erano il 47%, in questo caso sono il doppio, sono il 91%. Il sistema però possiede scarsa solidità prospettica. Quasi due terzi dei confidi maggiori presenta tassi annuali di decadimento superiori ai valori di benchmark. Andiamo a spendere due parole su questo KPI che può sembrare articolato. Allora, il KPI è calcolato come il rapporto fra il tasso annuale di decadimento dei confidi e il valore di benchmark, dove per valore di benchmark è stato utilizzato il tasso annuale di decadimento regionale delle società non finanziarie, delle famiglie produttrici con fido minore o uguale ai 125.000 euro. La solidità, ovvero l'indicatore, assume valori critici quando il tasso di annuale di decadimento del confidi, del singolo confidi, va a essere superiore al tasso annuale di decadimento del benchmark che fa riferimento. Allora, anche in questo caso i risultati delle analisi sono stati divisi in cluster, in questo caso i cluster sono 5, più che adeguato per valori minori dell'80%, adeguato per valori compresi fra 80 e 90%, sufficiente per valori compresi fra 90 e 100%, appena sufficiente fra 100 e 125% e subottimale per valori superiori al 125%. I valori di solidità prospettica dei confidi maggiori vediamo dalla torta che sono piuttosto polarizzati, perché quasi due terzi dei confidi maggiori presenta tassi di decadimento superiori al benchmark, quindi un dato negativo. Il restante terzo, per la quasi totalità, invece, possiede una solidità più che adeguata. È da inoltre da sottolineare che il tasso di decadimento annuale dei confidi maggiori è in aumento rispetto all'anno precedente. 20 confidi su 34, che sono il 59%, lo hanno aumentato nel 2019 rispetto alla rilevazione del 2018. Anche i valori di solvibilità sono stati suddivisi in 5 cluster: subottimale sotto il 100%, appena sufficiente fra 100 e 150, sufficiente 150-200, adeguato per 200 e 400, più che adeguato superiore al 400%. Allora, la solvibilità del sistema presentata attraverso l'uso di questi cluster è molto elevata. I confidi italiani sono molto solvibili, molto liquidi, detengono molta liquidità. Il sistema nel suo complesso presenta infatti un ampio surplus di liquidità. Il 97% dei confidi maggiori rientra nel cluster più che adeguato, quasi totalità. Quasi due terzi dei confidi, il 62%, presenta un valore di liquidità che parrebbe eccedere i limiti della prudenza nella gestione del rischio di liquidità. Questo perché è superiore al doppio e più del doppio del limite inferiore del cluster della più che adeguatezza. Questa tendenza alla over liquidità dei confidi maggiori non è un elemento di novità sul mercato. La percentuale dei confidi maggiori con solvibilità più che adeguata in relazione alle obbligazioni assunte è stabile intorno al 90% anche nei tre esercizi precedenti, cioè dal 2016 in avanti. E i confidi con valori di liquidità superiori al 400%, sebbene abbiano avuto una forte crescita nel 2019, sono in realtà una realtà diffusa fin dal 2016.
e nei tre esercizi precedenti tali confidi con questi valori sono stabilmente più del 50% del totale. Quasi due terzi, abbiamo detto, dei confidi maggiori presenta valori di solvibilità che sono più che doppi rispetto alla soglia del 200%, con alcuni picchi di liquidità elevatissimi per alcuni player. I cluster corrispondenti alla solvibilità maggiore del 200% rappresentano, come abbiamo detto, il 97% dei confidi totali, dei confidi maggiori. Abbiamo provato a riorganizzare in tre cluster questi due, cioè quelli dei confidi che hanno più di 400% e sono il 62% del totale, più di 1000% di valore di solvibilità e sono 7 confidi il 21% del totale, e addirittura 3 confidi il 9% hanno valore di solvibilità maggiori o uguali al 2000%, che è 10 volte il limite. Tutte tali attività liquide sono molto frequentemente detenute dai confidi per attività di investimento sui mercati. Molto frequente è l'investimento in titoli di Stato. Passiamo ora all'analisi della sostenibilità economica, che è l'ultima delle nostre sezioni di analisi dei bilanci dei confidi maggiori, cominciando dal margine operativo core, ossia la differenza fra i ricavi operativi e i costi operativi dei confidi maggiori. Il margine operativo core evidenzia dati molto preoccupanti. Negli ultimi 4 anni l'80% dei confidi maggiori ha distrutto valore invece di crearne, per un cumulato di circa 40 milioni di euro. Nel 2019 il margine operativo core rimane negativo, con outlook più o meno stabile rispetto al 2018. La variazione medio percentuale di periodo 2016-2019 evidenzia un aumento medio della perdita di più 50% anno su anno, pur considerando l'ultima variazione fra 2019 e 2018, che sostanzialmente è stata zero. Allora, sebbene la maggioranza dei confidi abbia migliorato la performance rispetto al 2018, sono circa il 60%, comunque 4 confidi su 5, l'80%, presentano un margine operativo core negativo. I miglioramenti sono infatti molto contenuti, ci sono ma sono contenuti, soltanto in un caso il miglioramento è stato sufficiente a invertire il trend negativo. La stessa situazione è riscontrabile analizzando i dati di Core CIR, cioè Cost Income Ratio, ossia l'indicatore di tipologia Cost Income che mette in rapporto i costi con i ricavi, costruito con gli stessi dati di partenza del margine operativo core della slide precedente, cioè i ricavi operativi e i costi operativi. Semplicemente in questo caso sono stati messi in rapporto, invece di calcolarne la differenza, per avere come risultato un valore percentuale. Allora, nel 2019 la sostenibilità economica del core business risulta stabile, come abbiamo visto anche nella slide precedente, rispetto all'esercizio precedente, e solo il 9% dei confidi presenta valori di core CIR adeguati o più che adeguati, cioè minore o uguale al 90%. Più della metà dei confidi, il 59%, presenta valori di core CIR superiori al 110%, ossia subottimali. Quindi la situazione, anche sebbene quest'anno abbia avuto dei miglioramenti, si mantiene sostanzialmente non positiva. La capacità dei confidi di mantenere adeguata sostenibilità economica del core business ha risultati non soddisfacenti anche nel precedente biennio, fra il 2016 e il 2018. Infatti il gruppo dei confidi virtuosi, quelli con core CIR minore o uguale al 90%, in questo triennio precedente comprende mediamente meno del 20% dei confidi maggiori, per scendere sotto il 10% nel 2018 e confermare il risultato nel 2019, quindi ulteriore peggioramento. Quindi la capacità dei confidi di generare reddito all'attività caratteristica è molto bassa. È da dire una cosa: è probabile che proprio la consapevolezza delle difficoltà nel raggiungere la sostenibilità economica lavorando esclusivamente sul core business stia causando un ulteriore peggioramento della stessa. Cioè, come se i confidi, la nostra ipotesi è che molti confidi stiano disinvestendo dall'attività core per focalizzarsi di più sulla diversificazione dell'offerta, con un effetto positivo sulla gestione economica complessiva. Dato da sottolineare nella, nella,
generale negatività di questi dati comunque non negativo la differenziazione. Quindi ne consegue sostanzialmente una sostenibilità economica del core business stabilmente compromessa, ma fortunatamente, come accennato, le componenti non core della gestione riescono almeno parzialmente a tamponare le perdite osservate. Se calcoliamo infatti il cost income ratio utilizzando un perimetro più ampio, cioè non limitandoci all'attività core del Confidi, notiamo che i dati tendono a migliorare. Nel 2019 la sostenibilità economica registra un netto miglioramento. Il 65% dei Confidi presenta valori di cost income ratio adeguati o più che adeguati. Si nota anche a colpo d'occhio, c'è molto più verde nelle torte di questa slide rispetto a quella precedente. Circa 2/3 dei Confidi, infatti, presenta valori di sostenibilità economica adeguati o più che adeguati. Allora, confrontando i dati rispetto con quelli della precedente slide, vediamo che, come accennato, sono migliori e molto probabilmente questo miglioramento è dovuto ai componenti non core della gestione. Io vi ringrazio per l'attenzione, cedo la parola ai miei colleghi per